Il Vangelo di oggi è una parola che illumina la nostra vita, perché tutta la vicenda di Giovanni Battista, questo martirio, questa testimonianza sino a versare il sangue della verità, ma non di una verità astratta, non di un concetto di verità, non di un ideale di verità, se non della verità per l'altro, della verità assoluta, offerta come una luce, come una salvezza, come libertà per una persona concreta. Giovanni Battista dice, non ti è lecito. In quel momento Erode sente risuonare nel fondo di se stesso, in quel fondo incontaminato che abbiamo visto tante volte che ciascuno di noi ha, anche il più terribile assassino, quello spazio nascosto, sepolto, quella coscienza sulla quale molte volte anche noi ci sediamo, ma che esiste e che solo una parola piena di amore, libera, di un uomo libero, di un uomo che ti ama fino in fondo, che rischia se stesso, che gioca se stesso, mettendo in conto di essere rifiutato e di essere ucciso. Solo questa parola di verità, questo annuncio che è il kerygma, che è la buona notizia del Vangelo, solo questo può arrivare fino al fondo, fondo, fondo di te stesso e ridestare quella parte buona dove questa parola può attecchire. In Davide, con il profeta Nathan, questo è successo. Dopo che Davide ha peccato, si sente trafiggere il cuore. Chi è quell'uomo che ha peccato così? Tu sei quell'uomo. Ho peccato e accetterà le conseguenze del suo peccato. Erode non può. Erode ha consegnato se stesso a Erodiade, alla sua concupiscenza. Erode rimane schiavo della sua concupiscenza, lì dove al fondo era arrivata quella parola dell'unica persona che veramente lo amava, che era Giovanni Battista, lì ha scelto liberamente di fare il male, di continuare nel male, prendendo questo schiaffo con un cazzotto che ti rintontolisce, che è stato il corpo di Salomè, la figlia di Erodiade che danzava, la libido, la sensualità, lo acceca, gli fa una promessa e un voto. C'erano politici, potenti, uomini ricchi, c'era tutta la sua corte, tutti quelli che non lo amavano. E i calcoli politici, il perbenismo, l'onore, gli impediscono di dire no alla richiesta del demonio incarnato in Erodiade. Questa ragazzina che danza, è contenta di piacere al re e ai suoi commensali, sente lusingata la vanità di quello che Erode gli promette, come capita molto spesso a noi. Noi abbiamo molti modi per unirci a delle persone, per esempio per tradire nostra moglie, quando tu sei carino con una segretaria, con un'altra persona, anche i preti, tu non ci vai a letto, non hai un rapporto, ma hai un'altra forma che appare qui in maniera evidente. Erode fa questa promessa, fa il tonto, fa il cascamorto, ormai è già partito di testa per una ragazzina che danza, per quanto bella, per quanto le sue forme potessero attirare l'attenzione, la libido, si trova a promettere a metà del proprio regno, cioè qualunque cosa. Questo capita, quindi io attenzione, perché quelle sono spie che mostrano il nostro cuore adultero, quando tu fai il cascamorto, quando tu fai il carino con quella collega, con quell'altra donna, con quella ragazzina, con quella ragazza, certo ti attira, certo è carina, allora fai tutto lì il simpatico, basta vedere tante volte le facce, no? Che facciamo di fronte a una donna. Quell'uomo che sa tutto, potente, molto pieno di se stesso, eccetera, diventa come un tonto, proprio la faccia di un tontolone lì che pende, vuole un caffè. Salomè deve andare dalla madre, se lei non sa cosa chiedere, quel momento si trova spiazzata, perché c'è sempre una regia occulta, perché il principe di questo mondo è il demonio, e appare in questo brano. Salomè deve andare a chiedere consiglio a sua madre, nel peccato mi ha concepito mia madre. Quante volte noi cerchiamo consiglio da nostra madre, alle volte proprio nella madre della carne, alle volte è la madre della carne che ti insinua la menzogna del demonio, che ti guida, perché devi avere un altro figlio, perché ti devi umiliare di fronte a tuo marito, perché con i tuoi figli ti comporti così, della madre che invece di trasmettere la fede continua a gestare il proprio figlio, anche dopo nato, nel peccato, nella menzogna. Ma c'è un senso di profondo, noi veniamo dal peccato, siamo stati concepiti nel peccato e occultamente nel segreto il demonio continua a dialogare con noi. Attento alle persone a cui chiedi consiglio. Mi capita, come sacerdote per esempio, che vengano a parlare delle persone, dei ragazzi eccetera, il Signore mi dà la grazia di essere un pochino libero e di amare queste persone che vengono a parlare con me, mi dà una parola come questa di Giovanni Battista, di verità, che li porti alla vera libertà. E se questa cosa, pur risuonando nel loro cuore, non piace, se nel loro cuore in fondo non cercano un'illuminazione, non cercano una profezia sulla propria vita, ma cercano una conferma a quello che già hanno deciso,
come accade tanto spesso nella comunità cristiana, nella parola di Dio, nei preti, nelle persone con cui ci consigliamo, se cerchiamo nella Chiesa una conferma a quello che noi abbiamo già deciso, quello che noi abbiamo già stabilito essere giusto e adeguato a noi, se quel prete, se quel catechista, anche i genitori, mi illuminano con la verità e mi inchiodano che non è lecito quello che io ho deciso, quello che io ho pensato, cercherò un altro consigliere. Una farfalla, comincerò a girare di fiore in fiore, fino a che troverò un prete che forse mi dice sì, va bene, non ti preoccupare, è così. E nel momento stesso in cui trovi un'approvazione religiosa, trovi l'approvazione da parte dell'autorità, perché in fondo ogni uomo sente il bisogno di avere una conferma. Noi siamo creature di Dio, se togliamo Dio, comunque mettiamo un uomo. Se smettiamo di servire Dio, se tagliamo con Dio, comunque serviremo un uomo, ed è molto peggio, perché è innato in noi, cioè è connaturale a noi essere dipendenti. Siamo creature. La libertà è orientare la nostra dipendenza a chi ci fa liberi, a chi ci fa amare, a chi ci fa vivere secondo la nostra natura, come immagine e somiglianza di Dio. La falsa libertà è cercare di distruggere questo dato ontologico, antropologico, questo dato di fatto del nostro essere creature e quindi dipendenti. Cerchiamo di essere liberi, ci dobbiamo di essere liberi, consegnandoci a qualcun altro, che è il demonio, che si incarna, alle volte anche nei genitori, alle volte nel fidanzato, nel marito, nella moglie, negli amici. Allora, una volta che hai ricevuto l'imprimatur, la conferma dell'autorità, che sei creato tu, che usurpa il posto di Dio, allora subito entra Erodiade e chiede la morte della profezia, chiede la morte della verità, chiede che sia tagliata la testa, che sia tacitata la voce della verità, che sia distrutto l'amore. Per questo a Erode cosa rimane? Aveva fatto un patto, si era legato, non poteva perdere più la faccia, aveva consegnato la sua anima alla menzogna. Attraverso Erodiade, attraverso la passione dentro quel peccato, è stato generato un altro peccato e a Erode rimane soltanto Erodiade, che fa una fine bruttissima. Rimane solo la carne, la passione, forse il sesso, che non sazia nessuno. E tutti abbiamo questa esperienza. Una sessualità, una passione svincolata dalla volontà di Dio è morte. Ha ucciso Giovanni Battista. In te e in me c'è Erode, perché in te e in me c'è Erodiade, c'è una Erodiade. In te e in me appare la carne, appare la seduzione, appare la parola del serpente, bella da vedere, utile per avere sapienza. La passione, che accende la passione, ripeto, quella segretaria, ma non soltanto quello, perché non è soltanto la sessualità, evidentemente, il potere, il prestigio, le tue idee, il tuo io, il tuo ego, c'è dentro di noi Erode, sì. Abbiamo tagliato la testa a Giovanni Battista, sì. Abbiamo fatto compromessi, sì. Non abbiamo voluto perdere la faccia, sì. Ci è stata predicata tante volte la parola, in realtà non ti è lecito, sì. Abbiamo ucciso, sì. Possiamo oggi trovare in questo Vangelo una buona notizia. Quel Giovanni Battista, che io ho ucciso, fatto decapitare, è risuscitato. C'è ancora speranza per te e per me. C'è Cristo. Giovanni Battista si è lasciato uccidere. Ha detto la verità perché tu possa accogliere la verità fatta carne. Erode ha sperimentato, come te e come me, l'incapacità sulle sue forze di vincere la passione, di vincere la menzogna del demonio. Il demonio è più furbo, più astuto, più potente di te e di me. E ci conduce a uccidere chi ci ama, chi ci dice la verità. Tua moglie, tuo marito, i tuoi genitori, quante volte li hai uccisi? È una vita che stai uccidendo i tuoi genitori. Però dietro alla morte che tu hai dato alla verità, che hai ucciso, che abbiamo ucciso dentro di noi, c'è Cristo. Non è Giovanni Battista, è Cristo. Allora, è vero, Cristo è risorto dalla morte, ha aperto le porte del cielo. Tu puoi essere salvato da questa situazione nella quale stai vivendo, di compromesso, pericolosissima. Puoi tagliare quell'amicizia, quel rapporto carnale e passionale con il tuo fidanzato. Tu puoi rientrare nella verità. Non ti è lecito avere rapporti prematrimoniali, non ti è lecito mentire, non ti è lecito appropriarti della vita dell'altro, non ti è lecito giudicare, non per un moralismo, no, perché è l'unica possibilità di vivere, perché è l'unica possibilità adeguata a te, perché non ti è lecito il peccato, perché il peccato non c'entra niente con la tua vita. Tu sei stato concepito nel peccato, sì, ma Cristo ti ha rigenerato nella misericordia. Quello che è lecito a te è amare, quello che è lecito, quello che è adeguato, quello che ti fa persona è amare, offrire la tua vita, amare, consegnarti, perdonare, rispettare la tua fidanzata, rispettare tua moglie, rispettare tuo marito, vivere nella verità, vivere nella libertà, vivere senza inginocchiarsi agli idoli di questo mondo, essere libero di fronte alle tasse, e io le pago, è Dio che provvede alla mia vita. Prendo il peccato di quell'uomo, prendo la ingiustizia della mia vita, perché? Perché ho vita e vita eterna dentro, questo mi è lecito, non mi è lecito denunciare le persone, vivere costantemente con quel rancore, non mi è lecito, questo mi uccide come ha ucciso Erode. Coraggio fratelli, c'è per noi una porta aperta del paradiso, è Cristo,
nei profeti, in questa parola che ti sto dicendo, nella parola di verità che ti dice la Chiesa, c'è la vita e la vita eterna che ti è offerta a te nel momento stesso in cui ti viene profetizzata, in cui ti viene annunciata. È Cristo che viene con il Battista, è Cristo che viene con questa predicazione, è colui che ha vinto la morte, colui che ha dato la vita fino alla fine per te, che ti ama infinitamente, colui che è pieno di zelo e di gelosia per te. Non può sopportare che tu marcisci nella menzogna. Non ti è lecito vivere contro te stesso, contro la tua natura. Ti è lecito vivere da figlio di Dio. Quella è la tua chiamata, è la bellezza, quella è la felicità. Cristo viene a portartela, a donartela, a consegnartela. Cristo ha potere sul rancore di Erodiade, del demonio che è il suo Dio, perché vuole possedere te. Il demonio vuole distruggerti, questa è la verità. Vuole distruggere i tuoi figli. Anche se tu hai capito e rimani perplesso di fronte alla predicazione, senti che qualcosa è vero, ma non ce la fai, lui viene a te per avere ragione definitivamente di Erodiade. Perché invece della testa del Battista si è tagliata la testa di Erodiade, si è tagliata quella relazione con Satana in tutte le tentazioni che noi ogni giorno abbiamo. È un combattimento, fratelli, certamente è un combattimento, ma possiamo ascoltare Gesù Cristo, possiamo accogliere la sua fama, il suo potere nella nostra vita, perché tutto quello che la Chiesa ci annuncia è Lui, in te e in me. Grazie Don Antonello, buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù, da Emilio.